e buona domenica. Nel Vangelo di oggi sembra che il Signore Gesù continui a parlare male della ricchezza. Se vi ricordate, domenica scorsa aveva raccontato la parabola dell'amministratore infedele, in cui la ricchezza materiale era definita ricchezza disonesta. Nel Vangelo di oggi, Gesù racconta un'altra parabola, in cui i protagonisti sono un uomo ricco, senza nome, e un uomo povero di nome Lazzaro. E la storia si svolge in questo modo. L'uomo ricco ogni giorno tiene dei lauti banchetti, veste con abiti lussuosi, e ogni giorno, seduto alla sua tavola, ai piedi della sua tavola, sta quest'uomo povero che non è vestito come lui in abiti lussuosi, ma è ricoperto di piaghe, che non è sazio come lui, ma addirittura desidera sfamarsi delle briciole che cadono dalla tavola dell'uomo ricco. Sembra che Lazzaro sia lasciato a se stesso, no? Nessuno ha cura di lui, nessuno ha compassione di lui, delle sue piaghe, se non un cane, che gli lecca le ferite. La storia continua e va avanti, con la morte, dei due protagonisti. Nel Vangelo c'è scritto: Lazzaro muore e viene condotto in cielo dagli angeli. Anche l'uomo ricco muore e viene sepolto. Altra differenza, che dobbiamo un attimo evidenziare, no? Il proseguo delle due vite: uno viene portato dagli angeli e l'altro semplicemente sepolto. Ma la storia non finisce, continua e si ribalta. L'uomo ricco adesso è nel bisogno, è dannato, e vede Abramo e Lazzaro accanto a lui, e prega Abramo, gli dice: di a Lazzaro che intinga col suo dito una goccia d'acqua, e tocchi la punta della mia lingua, perché io possa avere un attimo di refrigerio. Ma Abramo risponde: guarda che tra noi e voi c'è una distanza che non può essere colmata. Allora sembra che in questo momento l'uomo ricco ha uno slancio d'amore, perché pensa ai suoi fratelli. Perché dico sembra? Perché ancora una volta è ripiegato su se stesso, sui propri cari, e chiede ad Abramo di mandare qualcuno che avverta i suoi fratelli che sono in vita, che non facciano gli stessi errori che lui ha commesso. Ma Abramo risponde: guarda che loro hanno sia Mosè, che è la legge, sia i profeti, no? Per convertirsi hanno loro, perché anche se uno risorgesse dai morti, in realtà non cambierebbe vita. È come se Gesù per bocca di Abramo stesse dicendo: non c'è peggio sordo di chi non vuol sentire. Se io non voglio cambiare, non cambio neanche davanti a segni, a miracoli, a prodigi. Ma tutto questo, ecco, che cosa vuole dire la nostra vita? Gesù ci sta rimproverando se siamo ricchi? No, ma ci sta dicendo: tu che uso ne fai della tua ricchezza? Come ti condiziona? Perché non esiste soltanto la ricchezza materiale, ma io posso essere ricco di me stesso, del mio orgoglio. Io posso essere ricco dei miei affetti, per cui non davvero sto bene, non mi manca nulla. Ok, va bene, tutto questo è lecito, ma se tutto questo mi chiude, fa sì che io sia sempre più avido e voglia sempre di più, non mi importa dell'altro, mi rende cieco. Voglio un attimo, fermarmi sulla frase che dice Abramo: hanno Mosè e hanno i profeti. Mosè rappresenta la legge, ma la legge non sono soltanto i 10 comandamenti, no? Le 10 parole che Dio dà a Mosè, ma è anche la legge che abbiamo dentro di noi, che è la coscienza. È il mezzo anche con cui Dio si fa sentire dentro di noi, no? Che ci fa accorgere in realtà se l'altro ha bisogno, se possiamo fare qualcosa, no? Di bello e di buono per l'altro. Però se la ricchezza ci addormenta, no? E mettiamo a tacere questa voce, questo è sbagliato. Se mettiamo a tacere anche i profeti della nostra vita, che non sono coloro che prevedono il futuro, guarda, ti accadrà questo, no? I profeti sono coloro che parlano in nome di Dio. Può essere il fratello e la sorella che mi avverte che forse il mio comportamento non è corretto, no? Che forse sto sbagliando direzione. Se tutto questo mi porta a chiudermi, in realtà mi porta a condannarmi, perché l'uomo ricco non è condannato perché Dio lo punisce, l'uomo ricco è condannato perché sceglie di condannarsi. L'inferno non è tormenti, non è fuoco, fiamme, non è una cosa fisica. Il tormento più grande è la mancanza di amore, e io già su questa terra scelgo
l'inferno, scelgo di autocondannarmi perché mi posso riempire di ricchezze di qualsiasi tipo, ma se non ritorno all'immagine che è la più vera che è in me, che è l'immagine di Dio, che è un'immagine d'amore, io sarò insoddisfatto per tutta la vita e me lo porterò anche dopo la vita perché avrò perso il senso della mia esistenza. Il peccato non è essere cattivo, il peccato è proprio mancare al bersaglio, è completamente sbagliare direzione. Per questo la conversione, no? Viene con l'immaginario, no? Dell'inversione a U. Con l'auto, cioè cambiare strada perché magari sto andando da una parte che non mi porterà niente, perché Dio vuole per noi la gioia, la felicità. Per questo Gesù racconta queste parabole, per svegliarci, per scuoterci, per dire: ma tu dove stai andando? Sei così ricco di te stesso che ti credi autosufficiente tanto da allontanare gli altri, da allontanare me che sono Dio, che sono colui che ti ha creato. Sei così pieno di te stesso che dimentichi la tua povertà, il tuo essere creatura, il tuo essere dipendente da me e dagli altri. È questo che il Signore vuole da noi, vuole scuoterci con questo Vangelo oggi. Non vuole dire: ci svegliamo, dove stai andando? Sei proprio sicuro che le ricchezze che hai siano lo scopo della tua vita e ti daranno la felicità che cerchi? O sarai sempre insoddisfatto? Sarai sempre alla ricerca di un di più che non arriva, perché non ti apri all'amore, non ti apri all'altro, ad essere dono dell'altro. E la scelta è tutta nostra. Noi scegliamo oggi chi seguire, il nostro io o Dio che ci parla attraverso l'altro, che ci chiede di donarci. Perché la vita è vita se è donata. La vita ha valore se io ho un motivo per cui darla questa vita, no? Per cui morire, no? Se io trovo lo scopo della mia vita che è donarmi, ho trovato la felicità, ho trovato il paradiso sulla terra. Perché Dio è amore, il nostro paradiso è Dio, la sua presenza è in noi. Allora oggi scegliamo concretamente se ci rendiamo conto che siamo così pieni di noi che parliamo solo di noi e non ci rendiamo conto che l'altro ha bisogno di ascolto. Oggi mi metto in ascolto dell'altro. Se mi rendo conto che ho pensato soltanto ai miei affetti, al ricevere affetto, ricevere amore, non mi accorgo che qualcun altro soffre di solitudine, oggi offrirò la mia presenza a quel fratello, a quella sorella. Se mi accorgo che mi sono concentrato troppo solo sul mio lavoro, sui miei successi, e non mi sono reso conto che l'altro restava indietro, che non ce la faceva, che aveva difficoltà, oggi sarò il suo braccio di aiuto, lo aiuterò, starò accanto a lui, perché anche lui possa farcela come ce la sto facendo io. Allora oggi posso scegliere se seguire la direzione giusta, se non mancare più il bersaglio della nostra vita. Se mi rendo conto che davvero tutti in realtà siamo poveri e bisognosi gli uni degli altri e soprattutto bisognosi di Dio. Buona domenica. Preghiamo, o Dio, che conosci le necessità del povero e non abbandoni il debole nella solitudine. Libera dalla schiavitù dell'egoismo coloro che sono sordi alla voce di chi invoca aiuto, e dona a tutti noi una fede salda nel Cristo risorto. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Lodiamo il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Buona domenica a tutti voi.